Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Terza intersessione. Sono trascorsi quasi 9 mesi dalla fine della sessione precedente. Si saranno calmati gli animi e le scorrettezze? Oppure si saranno accentuate? Dato che la successiva sessione, la quarta, molto probabilmente sarà anche l'ultima. 25 luglio 65. Fra un paio di mesi inizia la quarta sessione. Monsignor de Prensa Sigaud, brasiliano, Monsignor Lefebvre Don Prou indirizzano una lettera al Papa. In virtù del regolamento interno, essi chiedono che il Cetus, cioè i tradizionalisti, possa comunicare in aula, prima del voto, un rapporto contrario sugli schemi sulla libertà religiosa, sulla rivelazione divina, sulla Chiesa nel mondo moderno e sulle relazioni tra la Chiesa e le religioni non cristiane. Essi spiegano che questi rapporti sono l'espressione del Cetus, dei tradizionalisti, che rappresenta dozzine di padri conciliari. 11 agosto, circa 15 giorni dopo. Il cardinale Cicognani, segretario di Stato, risponde a nome del Papa, Paolo VI, alla lettera del Cetus. Egli sottolinea che Paolo VI si dice sorpreso e disapprova che possa esistere un gruppo internazionale di padri che seguono la medesima opinione in materia teologica e pastorale, e cioè un gruppo particolare in seno al concilio. Egli ritiene che questo possa privare i padri conciliari della loro libertà di giudizio e di scelta, che invece deve essere salvaguardata al di là di ogni giudizio particolare. Inoltre, egli ritiene che gruppi simili accentuino le divergenze e le divisioni. Ma dove ha vissuto Paolo VI fino adesso? Vediamo cosa accade. Non solo la lettera del cardinale Cicognani sembra ignorare l'esistenza dell'alleanza europea, del gruppo dei vescovi del nord Europa, ma non tiene in alcun conto l'articolo 57, comma 3, del regolamento interno, ossia è fortemente auspicabile che i padri conciliari, che intendono sostenere degli argomenti simili, si raggruppino e designino uno di loro per rendere la parola a nome di tutti. Norma del regolamento per accelerare i lavori. Ma il settimanale di Sì francese fornisce anche la sua spiegazione. In realtà, questa lettera del cardinale Cicognani è la conseguenza di una controffensiva condotta dai liberali, i filoprotestanti, i progressisti, i vescovi del nord Europa, vedendo che i gruppi conservatori, i tradizionalisti, incominciavano a riportare dei successi, decidono di neutralizzarli. I cardinali Döpfner e Sunens, del nord Europa, andarono a lamentarsi con Paolo VI del gruppo di opposizione, segretariato vescovi, tradizionalisti, accusandolo di disturbare i dibattiti, i loro dibattiti, e le votazioni, le loro, esercitando delle pressioni in seno all'aula, pressioni contrarie al loro orientamento.
super progressista e filo protestante. Perché, sì, sembra proprio che quando parla un tradizionalista, i suoi argomenti suonino più convincenti di quelli di un progressista filo protestante e chissà cos'altro. Per cui l'unica soluzione per questi filo protestanti è quella di non farli parlare. Ecco perché sin dall'inizio i vescovi filo protestanti, quelli del Nord Europa, hanno cercato di prendere il controllo sulle commissioni che gestivano i dibattiti nel concilio. Come finisce la cosa? 20 agosto, quasi 10 giorni dopo, Monsignor Carli, Monsignor Lefebvre e Monsignor de Prensa Sigaud inviano una nuova lettera al Papa in risposta a quella del Cardinale Cicognani, ma senza ottenere risposta. Allora, Casper nella sua lettera dice che Paolo VI era fondamentalmente dalla parte della larga maggioranza filo-protestante. E questo episodio sembrerebbe dimostrarlo. Ma per quale motivo lo sarebbe in questa occasione? Perché, per esempio, Paolo VI non era stato d'accordo con i filoprotestanti sul concedere maggiore potere al Collegio dei Vescovi e diminuirlo al Papato. Dunque, non sarà che Paolo VI appoggi così apertamente i vescovi del Nord Europa perché dopo le dimostrazioni di ostilità alla chiusura della precedente sessione e chissà quante altre pressioni, come questa, di Döpfner Synnes, durante 8 mesi fino adesso, aveva per caso il timore di uno scisma da parte dei vescovi del Nord Europa? Novembre 1964, alla fine della terza sessione. Vi sono dei malumori dei padri contro Paolo VI. Chiusura della terza sessione. I padri conciliari liberali sono molto scontenti per le ultime decisioni di Paolo VI. Quando questi risale la navata sulla sua sedia gestatoria, molti vescovi restano impassibili e si rifiutano di applaudirlo. Si astengono. Alla benedizione del Papa si segna solo un vescovo su 10. Aia, vede paventarsi intorno la possibilità di uno scisma. Aia. Quarta sessione. 14 settembre, 8 dicembre 1965. 15 settembre 1965. Si apre la discussione sullo schema sulla libertà religiosa. In base all'articolo 33,7 del regolamento interno, il cetus, cioè i vescovi cattolici tradizionali, chiede l'autorizzazione di leggere un rapporto sulla libertà religiosa. I moderatori, tutti e quattro modernizzatori modernisti, filoprotestanti, decidono di ignorare la richiesta e quindi di non applicare il regolamento. Sanno di essere ai mesi decisivi di tutto il concilio, perciò anche le scorrettezze sono altrettanto decise. Ma è lo Spirito Santo, è tutto Spirito Santo, tutto Spirito Santo. Argomento: Paolo VI, filo comunista.
e le sue scorrettezze per il filocomunismo. 14 settembre, distribuzione di un testo rivisto sull'ateismo, facente parte dello schema sulla Chiesa nel mondo moderno, la Gaudium et Spes. Da 2 anni diverse centinaia di padri si aspettavano uno speciale documento del Concilio col quale si denunciassero gli errori del marxismo, del socialismo e del comunismo sulla base di argomentazioni filosofiche, sociali ed economiche. Il sostenitore di questa richiesta, sostenitore principale, era stato Monsignor de Prensas-Sigaud, ma Paolo VI non aveva mai dato seguito a questa aspettativa. Cosa sarà successo con questo testo del 14 settembre? Il nuovo documento distribuito il 14 settembre non parla esplicitamente del comunismo. Allora, il 29 settembre, 15 giorni dopo, Monsignor Carli diffonde una lettera petizione redatta insieme a 26 vescovi, nella quale si elencano 10 ragioni per condannare il comunismo nel corso del concilio. Monsignor de Prensas-Sigaud e Monsignor Lefebvre lo aiutano a diffondere il documento. Cosa accade? 9 ottobre, 10 giorni dopo. La lettera petizione di Monsignor Carli, volta a far condannare il comunismo, ottiene l'appoggio di 450 padri conciliari. È quasi il 20%. Il documento è inviato al segretariato generale del Concilio, da Monsignor de Prensas-Sigaud e da Monsignor Lefebvre. Normalmente dovrebbe essere trasformato in emendamento e, in base al regolamento, stampato e portato a conoscenza dei padri per essere sottoposto al voto. Quindi, 450 padri vogliono una cosa, vanno alla segreteria generale perché lo faccia conoscere anche agli altri 1800 vescovi la proposta dei 450. 13 novembre, 4 giorni dopo, viene distribuito un nuovo testo sull'ateismo. Nella relazione ufficiale che l'accompagna non si parla affatto della lettera petizione di Monsignor Carli, che aveva l'appoggio dei 450, in cui si chiedeva la condanna del comunismo. Ancora una volta il regolamento non viene rispettato. Lo stesso giorno, Monsignor Carli se ne lamenta col presidente del Concilio. Si farà un'inchiesta. 15 novembre, 2 giorni dopo. Apertura del dibattito sul documento sull'ateismo. Dal momento che sono state ignorate le 450 firme depositate da Monsignor de Prensas-Sigaud e da Monsignor Lefebvre, il Cetus Internationalis Patrum, i tradizionalisti, depositano una richiesta di emendamento, ossia una modifica, perché nel documento sia contenuta una condanna del comunismo. 23 novembre, 8 giorni dopo, il padre Ralph Wittgen, giornalista e osservatore al Concilio, fa sapere che è stato Monsignor Glorieux a bloccare le 450 firme della lettera petizione contro il comunismo. Monsignor Glorieux di Lilla era il segretario della commissione incaricata di redigere il documento sull'ateismo. Allora, quale sarà stata la soluzione?